Eccoci in partenza, Roberto con tutti i modelli sul sentiero carrozzabile. C'è circa 40 minuti di camminata tranquilla con lo strappettino finale per arrivare su alla Forcella. Tocca faticare per i modelli, ma è bello lo stesso. Luca e famiglia, in salita anche loro, col tutala. Morire. Con il fido Blade, non è il Blade, il Whisper, e la famiglia che ci hanno raggiunto sul sentiero che porta la Forcella. Saluti a tutti. La salita si fa leggermente impegnativa, ma i nostri eroi non desistono, solo in faccia. La cordata dei modellisti. Siamo a metà strada. Ragazzi, non abbiamo più 20 anni, però ci difendiamo. Eccoci all'uscita del sentiero. Siamo quasi arrivati gli ultimi 50 metri per arrivare alla Forcella, dove si vola. Tutto all'ombra di un magnifico bosco. E c'è anche vento, il che non è poco. Eccoci al punto di volo della Forcella, bel vento da sud-ovest, sentiero di arrivo, panoramica generale, l'ultimo pezzo che porta alla croce dove voleremo il pomeriggio. Ed ecco i primi voli di assaggio, Arcus, Robbe e Tutala, condizioni ottime, c'è un po' di brezza. Si incomincia a studiare un po' il pendio. Direi che il Monte Colombina ci sta regalando delle belle emozioni e non siamo neanche nel punto più alto. Un po' di looping per il Luca, direi che non ci si può lamentare della giornata. Con il famoso gem pluridecorato, plurivissuto, e si va. Perché dobbiamo fare il collaido del Whisper, il collaido del Whisper del Luca. E adesso attendiamo la raffichetta. Ecco che arriva la raffichetta. Signori, ci apprestiamo al volo? Direi che possiamo. Via! Vai!
Vola da solo, signori! Una meraviglia! Passaggio sul pendio al collaudo e rata stretta del Luca. Le ali verdi si vedono benissimo. Vuoi atterrare? No, restituisce un casino. Ah, volevi fare proprio pilotaggio da X-Model con affondata e restituzione.